Gargano non ha alcuna speranza di ottenere finanziamenti europei per gli interventi del dopo incendio di Pestici. Insomma, il Gargano resta a rischio nonostante la natura abbia ripreso il suo corso. L'accanimento continua, ancora sconosciute le ragioni del trasferimento di Raffaele Sollecito dal carcere di Perugia a quello di Terni, trasferito anche Filippo Pappalardi da Bari a Velletri. Il sindaco di Fasano ed un senatore finiscono nella trappola di un falso uomo d'affari russo, offerte per l'apertura di un casinò alla Selva, ma è tutta una finzione che però potrebbe finir male. Arrestato invece per tangenti il sindaco di un piccolo comune del Salento, Sanarica, si faceva pagare per gli appalti comunali. Buongiorno, ben ritrovati dal TG Norba, buongiorno da Enzo Magistà. Bentrovati da Maria Liuzzi, in apertura uno sguardo ai principali avvenimenti nazionali ed internazionali. Euronews, il telegiornale. Mentre i kosovari continuano i festeggiamenti, 21 governi sono già in coda per riconoscere la neonata nazione, ma non mancano le capitali ostili. Il presidente serbo Tadic all'ONU denuncia l'indipendenza del Kosovo e ritira gli ambasciatori dai paesi che l'hanno riconosciuto. L'opposizione in Pakistan festeggia per la disfatta elettorale del presidente Musharraf, benché ancora in corso lo scrutinio dà in vantaggio ai partiti di Nawaz Sharif e della defunta Benazir Bhutto. Seggi aperti in Armenia, 2 milioni e 300 mila elettori oggi scelgono il nuovo presidente, il premier Sarkisian, grande favorito alla successione di Kocharyan. Un gioielliere spara e uccide due ventenni nel corso di una tentata rapina, ferito e catturato il terzo bandito. I tre avevano picchiato sua moglie. Duro colpo all'Andrangheta, catturato a Reggio Calabria il boss Pasquale Condello, detto il Supremo. Era latitante da 18 anni. Oggi torna la Champions, l'Inter gioca a Liverpool, la Roma ospita il Real Madrid. Europa divisa sul Kosovo indipendente, Bush a favore, per la Serbia danni all'ordine internazionale. Pakistan verso la sconfitta, il partito di Musharraf, esulta l'opposizione, bene il partito della Bhutto. Arrestato a Reggio Calabria dai carabinieri del ROS Pasquale Condello, latitante dell''Ndrangheta da 18 anni. Due banditi uccisi nel catanese da un gioielliere durante una rapina, avevano picchiato la moglie per aprire la cassaforte. Calcio e la notte della Champions, l'Inter a Liverpool, la Roma all'Olimpico contro il Real, domani tocca al Milan contro l'Arsenal. Prima riunione ieri a Bari dei 200 componenti dell'esecutivo del Partito Democratico di Puglia, che si compone di 17 dipartimenti, dalla comunicazione al welfare, alla giustizia, alla salute. Sarà una struttura agile e operativa, ha detto il segretario pugliese del partito Michele Emiliano, presentandone i componenti. Ogni dipartimento organizzerà il lavoro per obiettivi. La comunicazione sarà semplice, vera, basata sulla sostanza. Un metodo innovativo per la politica di casa nostra. Nell'incontro si è parlato anche di elezioni e delle fibrillazioni che ci sono per le candidature. Oggi del problema si parlerà a Roma. E già invece in piena campagna elettorale Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, ieri in Puglia, a Taranto e Lecce. Sì al rilancio del nucleare, alla ripresa delle opere pubbliche, ai temi delicati come la famiglia, l'aborto e la fecondazione. Il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini punta su temi impopolari ma necessari per dar vita ad una nuova formazione che dica no al bipolarismo di Berlusconi con un'etica politica molto alta. Casini, dopo 14 anni, volta dunque pagine e affronta una dura battaglia da solo e non al fianco di Berlusconi, in cui non crede più. Lo ha ribadito a chiare lettere nelle sue tappe pugliesi, a Lecce e Taranto. La sfida è lanciata, ha detto, è un sasso gettato nello stagno politico con l'acqua ormai da cambiare. La sfida è quella del coraggio. Ha dispensato poi ottimismo nel futuro e giudizi poco lusinghieri sull'ex alleato, di lui non c'è da fidarsi. Berlusconi e Veltroni litigheranno, poi il giorno dopo probabilmente faranno un governo assieme, e questo la dice lunga sul fatto che
c'è una grande finzione aperta nella campagna elettorale, però in questo momento, le dico di più, io vado oltre, dico se governassero nell'interesse dei cittadini italiani potrebbe anche essere un bene. Impegni per il sud, lotta alla criminalità, infrastrutture, ma chiarito vanno superati i no ai rigassificatori, alle centrali a carbone e agli inceneritori. Sulla questione aborto ha chiesto una commissione d'inchiesta che verifichi ogni mancata attuazione della legge 194. Quanto alla questione alleanze, per ora nessuna, né con la Rosa Bianca né con l'Udeur. Valuteremo caso per caso, ha detto Casini, su scala locale, se ci saranno apparentamenti con le formazioni maggiori. A Taranto intanto l'UDC si arricchisce di un altro esponente, il consigliere comunale Massimiliano Stella, che ha lasciato l'Udeur. La natura è più forte, più volitiva dell'uomo. L'esempio di Peschici e del Gargano distrutto dall'incendio del 24 luglio scorso è già rinato. Il primo impatto con l'incendio della scorsa estate arriva in zona San Felice, a sud di Vieste. Fino a quel momento sulla litoranea che da mattinata porta a Peschici l'avevamo quasi dimenticato, abbagliati dalla luce dai colori del Gargano in una giornata che sembra primaverile. Dopo una curva quasi all'improvviso, da un lato e dall'altro della carreggiata, appaiono le sagome scure dei pini, ancora al loro posto. Sotto solo le pietre bianche, l'odore di bruciato aleggia ancora nell'aria. Siamo in vista della torre dell'Arco di San Felice che fa da spartiacque tra l'incendio del 24 luglio e quello del 30 agosto. Ma basta avvicinarsi per avvertire che la natura reagisce. Sotto gli scheletri anneriti e spogli degli alberi cresce l'erba. Una pianta nuova nasce nel cuore di una bruciata. Raggiungiamo Vieste, sullo splendido lungomare, quasi torniamo a dimenticare l'incendio. Subito fuori dal paese, riprendendo la strada in direzione di Peschici, le vacche pascolano ai margini della strada, intorno è tutto verde. Ma anche più avanti, nella foresta bruciata, pascolano le pecore, vanificando gli sforzi dei piccoli semi che hanno vinto la cenere. La zona è quella della baia di Manacore. Sotto c'è la spiaggia di Calalunga, qui è arrivato il fuoco. Qui, scegliendo la litoranea per sfuggirgli, il 24 luglio hanno trovato la morte in due. La strada che ha fatto il fuoco per arrivare in spiaggia è ancora visibile. Un corridoio di scheletri neri e tronchi abbattuti, tra alberi verdi e marroni. Ma ovunque un rifiorire della natura. Lo scenario non è più quello spettrale che abbiamo ripreso arrivando a Peschici il 25 luglio scorso. Accanto al deserto di pietre e tronchi adesso ci sono i fiori. Spuntano in due dove non ti aspetteresti di trovarli. E gli alberelli nuovi, tappeti di piccoli pini dalla sagoma inconfondibile, alti pochi centimetri. Avvicinandosi sono ovunque, nella cenere, verso il mare. Ce li mostra commosso il gestore del camping di Baia San Nicola, una delle strutture più colpite di Peschici. Non molla la natura e non mollano gli uomini. Sulla spiaggia stanno piantando i nuovi abeti di 2 o 3 metri. Ma se la natura fa il suo corso, la politica, possiamo dire, anche e litiga sui fondi necessari per tutelare questa rinascita. Ieri sera al Graffio vivaci polemiche sui fondi negati dall'Unione Europea. Le fiamme sono ancora vive, anzi in tempi di campagna elettorale il fuoco divampa sotto la cenere, come le polemiche, accuse pesanti che rischiano di finire sui tavoli della Procura, sotto accusa anche il Fondo Europeo di Solidarietà. Alla fine una sola verità, i peschiciani e i turisti per i danni subiti quel tragico 24 luglio dell'anno scorso quando il fuoco divorò le bellezze del Gargano e distrusse gli effetti personali di 3.000 persone non vedranno un euro, anzi nemmeno un centesimo. Ieri si è sentito di tutto nell'infuocata puntata del Graffio. Collegato da Strasburgo l'onorevole Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha spiegato perché Peschici e il Gargano hanno perso i fondi. Documenti presentati nei termini ma con errori tecnici, date sbagliate, dati incompleti, replica Vendola contestando un fondo di solidarietà nell'Unione Europea a cui le domande non vanno mai bene. Sono 9 le regioni che hanno avuto gli incendi. Non c'è nessuna regione che abbia avuto un euro di risarcimento. Per la maggior parte delle regioni Bruxelles scrive che non c'è documentazione. Che si tratta di paginette scarne, che non c'è neanche descrizione degli eventi. Lì c'è il consulente giuridico della presidenza della regione che le può fornire il documento che la regione Puglia ha inviato alla protezione civile, dove si evince chiaramente che non c'è né negligenza, né errore, né colpa da parte della regione Puglia.
Mauro insiste, non è il caso di fare campagna elettorale. La domanda era bocciata perché presentata in termini sbagliati, ma Vendola è un fiume in piena. Ribadisce che il fondo di solidarietà è un imbroglio perché non prevede risarcimenti per i privati, ma solo per le infrastrutture pubbliche. Attacca il sindaco di Peschici e il centrodestra che hanno devastato il Gargano. Anche immaginare che il Gargano non possa essere quello che è stato per decenni, cioè sono terra d'accordo. Di assalto ambientale, terra di devastazione di ecosistemi. Ci sono le perle e ci sono gli abusi, ci sono i condoni, ci sono le ferite, c'è il dissesto idrogeologico, caro sindaco. Certo, non l'ho mica provocato io il dissesto idrogeologico. No, l'ho provocato io. Accuse pesanti che non si chiudono in trasmissione, se ne occuperanno i magistrati. Caro sindaco, mi fa. E poi ci vedremo in tribunale, ci vedremo negli occhi, in tribunale. Io e lei. Vedremo nei tribunali, presidente. Bene, cioè, no, signori, per telefono. Ma allora, le faccio paura di sindaco. Il Gargano e la Puglia piacciono sempre più ai tedeschi, stando ad una ricerca, oltre il 10% dei tedeschi che l'anno scorso sono andati in vacanza all'estero ha scelto l'Italia a fronte di un 9,2% di preferenze accordate alla Spagna. L'Italia piace soprattutto per la varietà dell'offerta turistica, anche gli operatori si sono dichiarati soddisfatti dell'andamento del prodotto Italia lo scorso anno e adesso si apprestano a riproporlo alla BIT di Milano che si inaugura giovedì. Un premio al Papa, il premio Barocco, verrà consegnato il 26 febbraio prossimo nel corso dell'udienza generale che il Papa terrà a Roma da Ferdinando Carteny, patron del premio Barocco. La decisione è stata comunicata ieri alla stampa nel corso della manifestazione in cui è stato presentato il premio, la 39esima edizione del premio Barocco, che come al solito si svolgerà a Lecce nel prossimo giugno. Una giornata di forti tensioni a Savignano Irpino in provincia di Avellino con scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che protestano contro la realizzazione di una discarica da 700.000 tonnellate al confine con la Puglia a pochi chilometri da Monteleone. La protesta si è spostata sui binari con l'occupazione della linea Caserta-Foggia liberata solo in serata su richiesta del prefetto di Avellino. Ma la tensione non è calata, in serata ci sono stati altri tafferugli tra polizia e manifestanti nei pressi del casello autostradale di Grotta Minarda. Chi l'ha detto che la giustizia italiana è lenta? C'è qualche isola felice, al TAR di Lecce ad esempio, negli ultimi anni si è dimezzato la giacenza. Ogni anno, è stato detto ieri nella seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR di Lecce, viene smaltito il 30% in più di pratiche, e cioè si smaltiscono anche e soprattutto quelle giacenti. Insomma, il TAR di Lecce dà esempio di buona gestione. Speriamo che l'esempio valga anche per altri tribunali. Iniziati ieri sera a Taranto i riti che introducono alla Pasqua. Vediamo. Un evento nell'evento, la processione del crocifisso miracoloso voltasi a Taranto nelle vie del borgo cittadino. In 133 anni è la 13ª volta che il simulacro esce dalla chiesa del Santissimo Crocifisso per essere portato in processione. Dopo 8 anni l'ultima processione avvenne in occasione del giubileo, la maestosa scultura risalente alla seconda parte del 600 è stata portata a spalla da 12 confratelli del Carmine. Quest'anno la processione rientra nelle iniziative della missione che si concludono il 16 marzo prossimo. Il tema scelto è tratto da un passo del Vangelo secondo Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. La paternità del crocifisso miracoloso custodito dai padri carmelitani dal 1875 è ancora molto discussa, anche se l'ipotesi ritenuta più attendibile attribuisce l'opera scultore in legno a Fra Pasquale, in considerazione dell'evidente somiglianza con un altro crocifisso custodito nella chiesa di Sant'Andrea a Presicce. Il frate salentino apparteneva alla scuola scultoria dei francescani riformisti che tra il 600 e il 700 nella realizzazione delle iconografie esaltarono i segni della passione di Cristo. Sarà la tradizione popolare per attribuire al crocifisso l'appellativo di miracoloso. Ovunque vi sia un crocifisso dei frati riformisti, infatti, si tramandano storie di conversioni, apparizioni e ispirazioni, come nel caso di Mel Gibson, che nel corso della realizzazione del suo film Passion rimase in preghiera dinanzi al crocifisso a Miglionico nel Materano. Anche al crocifisso portato in processione a Taranto si attribuiscono grazie,
ricevute in passato dai fedeli, stesso simulacro che tempo addietro sfilava nel corso della processione dei misteri il Venerdì Santo. Chiusa ieri Wall Street, questa mattina in apertura di seduta andamento positivo per le borse asiatiche. Sui mercati valutari il dollaro rimane stabile contro l'euro. L'accanimento continua, ancora sconosciute le ragioni del trasferimento di Raffaele Sollecito dal carcere di Perugia a quello di Terni. Trasferito anche Filippo Pappalardi da Bari a Velletri, ne parleremo nella seconda parte del TG. Ancora il sindaco di Fasano ed un senatore finiscono nella trappola di un falso uomo d'affari russo. Offerte per l'apertura di un casinò alla Selva, ma è tutta una finzione che però potrebbe finire male. Arrestato invece per tangenti il sindaco di un piccolo comune del Salento, Sanarica, faceva pagare per gli appalti comunali. A tra poco. Un incontro fatale. Vite diverse. Sogni comuni per due giovani in cerca d'amore. Milagros, dal lunedì al sabato alle 13:50 su Telenorma 7. Muoveva tutto il giorno, assaporando il momento in cui si sarebbe fermato. Chi cucinava per tutti, per sé amava il cibo crudo. E chi dava luce alla città, non vedeva l'ora che fosse buio. Da Eni, tutte le energie di cui hai bisogno perché tu possa decidere sempre come usarle. Scegli il gas e l'elettricità di Eni. Scegli la più grande società energetica italiana. È in edicola il segno di Branco a soli 2 euro. Sfogliano e le stelle saranno la tua arma segreta. Le vostre lettere, filo diretto con Branco. Tendenze. Amore ed Eros. Moda e astrologia. Tutte le previsioni del mese. Il segno di Branco a soli 2 euro. Nuovo Vim Crema con microsfere. Pulisce in un secondo. Si risciacqua in un secondo e soprattutto non lascia tracce. Nuovo Vim Crema. Da oggi lo sporco ai secondi contati. Un oggetto contraffatto sembra più conveniente dell'originale, ma può essere molto pericoloso perché non prevede norme di sicurezza. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sta specializzando gli operatori del settore per prevenire e contrastare efficacemente la contraffazione. Impara anche tu a difenderti. Dal 20 al 22 febbraio ti aspettiamo al Salone degli Specchi presso la Sala della Prefettura di Bari a Piazza della Libertà 1. www.fermiamolacontraffazione.it e ricorda, un prodotto falso è un pericolo vero. Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Voglia, tirati giù. Gli americani, si sa, non conoscono ostacoli. Grazie alla dottoressa Russell, la virilità del colonnello Punzone è salva. O quasi. Sai come mi chiama a me? Coglionello. Con Lino Banfi e Alvaro Vitali. La dottoressa ci sta col colonnello. Questa sera alle 21:15 su Telenorma 7. Ne abbiamo già parlato ieri esprimendo le nostre perplessità su come si possa incidere dolorosamente sulla condizione di un detenuto spostandolo da un carcere all'altro. Può diventare una tortura il trasferimento se non è adeguatamente giustificato e soprattutto
se, come nel caso di Raffaele Sollecito, avviene subito dopo aver vissuto un attimo di felicità. Sabato scorso, come sapete, lo studente di Giovinazzo arrestato all'inizio di novembre perché sospettato di aver concorso nell'uccisione di una ragazza, si è laureato nel carcere di Perugia. Appena però rientrato in cella, lo hanno caricato su un cellulare e lo hanno trasferito in un altro carcere a Terni, senza un apparente motivo, senza un'apparente ragione, tant'è che nemmeno i suoi parenti, suo padre ad esempio, ancora oggi sanno il perché di questo trasferimento. Buongiorno, dottor Sollecito. Buongiorno, buongiorno qualcuno, a lei e a chi ci ascolta. Qualcuno gli ha spiegato ancora perché suo figlio è stato trasferito a Terni? No, non mi ha spiegato niente nessuno, le dirò di più. A detta degli avvocati di Perugia c'è il rischio che non lo sapremo mai il reale motivo di questo trasferimento, perché sembrerebbe che chi prende queste decisioni non è tenuto a giustificarsi o comunque a farci sapere il motivo. Ma lei si è fatta un'idea perché secondo lei o secondo i suoi legali potrebbero averlo trasferito? No, guardi, io idee preferisco non farmene, io cerco soltanto di pensare al lato positivo della storia, e cioè al fatto che mio figlio è riuscito a conseguire la laurea e ha dimostrato in questo modo che anche in una situazione così drammatica, con il dovuto impegno, la dovuta serenità, si riesce a conquistare anche questo stupendo traguardo. Ecco, come pensa l'abbia preso questo trasferimento suo figlio Raffaele? Sicuramente un trauma psicologico che si aggiunge al trauma psicologico della carcerazione in senso più generale. Comporterà dei problemi, delle difficoltà questo trasferimento? Ma per quanto mi riguarda io continuerò a usufruire delle possibilità che mi danno di poterlo andare a trovare. E anche per quanto riguarda gli avvocati di Perugia, loro mi hanno detto che continueranno a frequentarlo, cioè ad andare a trovarlo in carcere con la stessa assiduità con cui andavano quando lui era a Perugia. Però con qualche problema in più, perché da Perugia a Terni ci sono un po' di ore di strada. Certo, certo, è un problema logistico che secondo gli avvocati di Perugia si impegneranno a risolvere. Quando lo vedrà la prossima volta? Per quando è atteso il primo incontro in questo nuovo carcere con Raffaele? Venerdì prossimo. Ah, quindi siamo già vicini. Senta, dottor Sollecito, noi anche nei giorni scorsi abbiamo paventato l'ipotesi che ci sia una specie di accanimento contro, in particolare contro suo figlio. Abbiamo sostenuto che sarebbero per noi venute meno le ragioni della ulteriore detenzione, in quanto molti capi di imputazione già non ci sono più, non ci sono da raccogliere ancora prove, quindi non ci sono da possibilità di inquinamento, Raffaele non può fuggire all'estero, basterebbe bloccare il passaporto così com'è, né può reiterare. Ma vi siete fatti un'idea, perché rimane in carcere? Questo più che a me dovrebbe chiederlo gli avvocati che lo rappresentano. Io purtroppo non posso che condividere completamente quello che lei sostiene. Io mi aspetterei da padre e anche da cittadino italiano, visto che viviamo in uno Stato di diritto, che gli inquirenti, coloro i quali insomma hanno costruito un castello accusatorio nei confronti di mio figlio, rendendosi conto che sono venute meno gli indizi più importanti che loro avevano rilevato, possano finalmente prendere una decisione meno restrittiva nei suoi confronti. A fiducia nella Cassazione il 1 aprile c'è una udienza importante? Assolutamente sì, noi non è che presentiamo il ricorso semplicemente perché la legge ce lo permette. Noi abbiamo presentato il ricorso convinti che almeno in Cassazione ci daranno ragione. Insomma, lei si aspetta per il 1 aprile il ritorno a casa di Raffaele? Certo, me lo auguro con tutto il cuore. Grazie, dottore. Grazie a lei. Per una strana ironia del caso, sabato scorso è toccato anche a Filippo Pappalardi, il padre dei ragazzini di Gravina, scomparsi da quasi 2 anni, arrestato il 27 novembre scorso, essere trasferito in un altro carcere da Bari, dove era indispensabile tenerlo in una cella singola. Pappalardi è stato trasferito a Velletri. In questo caso le ragioni del trasferimento sono note, necessitate dal fatto che Pappalardi non poteva continuare a rimanere da solo in cella, ma al tempo stesso si è accompagnato ad altri detenuti
siti rischiava ritorsioni, tant'è che prendeva da solo anche l'ora d'aria. Anche in questo caso, tuttavia, non sembrano essere stati rispettati i diritti dei familiari e della difesa. Sabato mattina, infatti, i parenti di Pappalardi si sono recati al carcere di Bari per incontrare il loro congiunto, ma si sono sentiti dire che non c'era più e che era in viaggio verso un altro carcere. A Fasano scoppia la polemica, il sindaco finisce in un agguato televisivo e con lui anche un senatore. Sentiamo di cosa si tratta. Dalla Russia con Casino, anzi Casinò. Si potrebbe intitolare così la vicenda vissuta domenica sera su una rete televisiva nazionale che ha per protagonisti un attore camuffato da uomo d'affari russo e due politici brindisini, il sindaco di Fasano Lello Di Bari di Forza Italia e il senatore di Alleanza Nazionale Euprepio Curto. I due politici sono finiti nella gogna mediatica per aver accettato di parlare col finto russo di un problema assai sentito a Fasano, l'eventuale apertura di un casinò. È da anni che l'idea viene proposta, ma non trova sbocchi, perché c'è una legge che vieta l'apertura di nuovi casinò in Italia. Un attore allora si è camuffato da uomo d'affari russo e si è presentato ai due, chiedendo di fare lobby per poter ottenere una modifica della legge. Nel frattempo registrava tutto. Di Bari e Curto hanno dato la loro disponibilità e d'altra parte chi avrebbe fatto il contrario, trattandosi di una iniziativa che porterebbe benefici all'economia del territorio. Ma c'è chi ha visto nel servizio anche le tangenti e per questo il caso è finito all'attenzione del Consiglio Comunale di Fasano, che dovrà valutare il comportamento del sindaco. Ma Lello Di Bari ed Euprepio Curto si dicono tranquilli. Abbiamo avuto l'imprudenza di parlare con uno sconosciuto, dichiarano, ma il servizio è lì e guardandolo si può condividere che abbiamo solo dato una disponibilità politica a condividere l'iniziativa. Altro non abbiamo chiesto. Ma la vicenda in tempi di campagna elettorale rischia di non finire qui. Avrebbe avvicinato progettisti e consulenti chiedendo tangenti in cambio del rilascio di autorizzazione o della liquidazione di parcelle d'oro. Così è finito nei guai il sindaco di Sanarica nel Salento. Avrebbe avvicinato progettisti e consulenti chiedendo utilità in cambio del rilascio di autorizzazione o della liquidazione di parcelle d'oro. Tutto questo costa gli arresti domiciliari al sindaco di Sanarica, Sergio Santese, avvocato. I militari del nucleo di polizia tributaria e della Guardia di Finanza gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Maurizio Saso, epilogo di indagini coordinate dal sostituto Patrizia Ciccarese. Per il primo cittadino le accuse sono concussione consumata e tentata e abuso d'ufficio. Con lui sono indagati a vario titolo anche il vice sindaco, il ragioniere comunale e il responsabile dei servizi finanziari del comune dell'Interland Magliese. Nel capo di imputazione gli sono contestati tre diversi episodi che coprono un arco temporale di 2 anni, dalla fine del 2004 alla fine del 2006. Nel primo avrebbe indotto un architetto, il progettista e direttore dei lavori per realizzare le infrastrutture dell'area PIP, a dividere in 3 parti e consegnare a lui e al vice sindaco 2/3, pari a 80.000 euro, del finanziamento pubblico con i POR 2000-2006 ottenuto per l'opera. Ma il progettista si rifiuta e ne ricava l'esclusione dalla direzione dei lavori. Nel secondo, sempre lo stesso architetto, in cambio di un'agevole sollecita definizione della pratica per l'attivazione di una stazione di rifornimento carburanti sulla maglia Poggiardo, mi avrebbe chiesto la gestione per sé, oltre a 80.000 litri di carburante e 80.000 euro in contanti. La terza accusa riguarda incarichi di consulenze per analisi di bollette e recupero crediti per l'illuminazione pubblica. Il sindaco avrebbe chiesto una tangente da 6.000 euro per liquidare la società incaricata della consulenza energetica, una parcella da 37.000 euro, gonfiata rispetto a quanto stabilito in convenzione. L'accusa di abuso d'ufficio, infine, collegata a questo episodio, nasce dalla predisposizione di 2 mandati di pagamento materialmente confezionati dai responsabili dell'ufficio contabilità e servizi finanziari in acconto sulla somma complessiva. Potrebbero esserci altri colpi di scena nella vicenda dello scandalo dei giudici di pace a Bari? Sono amareggiati i giudici di pace dopo lo scandalo che ha travolto alcuni loro colleghi del Tribunale di Bari e avvocati coinvolti nell'inchiesta della Procura di Lecce su presunte manipolazioni nei processi. Pesanti reati, associazione per delinquere e corruzione, con l'aggravante in alcuni casi di aver favorito un'associazione mafiosa. L'inchiesta, partita 6 mesi fa da Bari, è passata a Lecce in quanto potrebbero essere coinvolti anche giudici togati. Ma chi sono i giudici di pace? Qual è la loro situazione e di cosa si occupano? Innanzitutto trattano principalmente ricorsi a multe, risarcimenti danni per liti durante incidenti o condominiali. La loro situazione economica è controversa, è basata sul criterio del cottimo, giudicato incostituzionale dalla Cassazione nel lontano 68. Un giudice di pace guadagna tra i 1.500 e i 2.000 euro al mese, per ogni sentenza emessa guadagna 50 euro lordi, copertura previdenziale pensionistica 0. E forse qualcuno ha pensato di arrotondare proprio sulla nomina e sulle liquidazioni dei periti d'ufficio, che si incentra parte dell'indagine in corso.
pare che in alcuni sedi, nonostante gli albi e le circolari del Ministero, i periti siano sempre gli stessi. E c'è chi, come il giudice Cavone, collega di un indagato, giustifica la scelta in questo modo. Il giudice deve necessariamente fidarsi di qualcuno, perché i consulenti tecnici non sono altro che ausiliari del giudice. Intanto l'inchiesta va avanti, spunta materiale interessante per gli investigatori tra documenti e hard disk sequestrati giovedì dai carabinieri nell'ufficio e in casa degli indagati. Al centro delle verifiche la questione delle patenti sorvegliati speciali, risarcimenti per gli incidenti, scarcerazioni e dissequestri. Abbiamo concluso il prossimo TG Norma dopo la pubblicità. Grazie, buona giornata. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Vediamo subito le previsioni per la giornata di oggi, martedì 19 febbraio 2008, iniziando dall'Europa. Correnti fredde di origine artica interessano l'Europa settentrionale ed orientale, con qualche pioggia e locali nevicate. Una circolazione instabile ma più temperata proveniente dall'Atlantico riguarda la penisola iberica, con locali piogge. Le temperature vanno dai meno 2 gradi di Mosca ai 15 gradi di Lisbona. Passiamo adesso alle previsioni per l'Italia. Tempo ampiamente soleggiato ma con nebbie mattutine su Toscana e pianure settentrionali. Nubi basse marittime su alto Tirreno con qualche piovasco su Ponente Ligure. Temperature fredde le minime, congelate diffuse al mattino, in aumento le massime. E adesso vediamo le previsioni per le nostre regioni. Cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dei settori, salvo una locale parziale nuvolosità sui rilievi più occidentali, lucani e molisani. Temperature ancora fredde al mattino con locali gelate sui settori interni, in aumento le massime. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Gli americani, si sa, non conoscono ostacoli. Grazie alla dottoressa Russell, la virilità del colonnello Punzone è salva. O quasi. Sai come mi chiama a me? Coglionello. Con Lino Banfi e Alvaro Vitali. La dottoressa ci sta col colonnello. Questa sera alle 21.15 su Telenorma 7. Cameretta moderna, 890 euro. Cucina classica, 1090 euro. Camera da letto, 1490 euro. No, che dormivi? No, scusa. Prima che finisce lo spot, ti puoi sognare pure la cucina moderna a 590 euro, per favore? Scusa, vabbè che date orari, dai. Partecipa anche tu al nuovo concorso SAICAF. È buono, sarà per il grano. È fragrante. Sarà il lievito madre. Anche perché lo faccio io. Forte, il pane fatto con la ricetta tradizionale a lievitazione naturale, con semola rimacinata di Altamura. Soffice, croccante, digeribile. Forte anche a fette, comodo nel suo cestino.